Allora, come va? Che piacere vedere. È bello. Sì, ma io me ne sono tutto molto Lei è il dirigente della un esempio tutto per noi il concetto, nel vedere il concetto, io quando ho iniziato ad arbitrare, a vedere questa figura, un uomo che arbitrava in campo in quella maniera, e poi come si comportava, quello che ha fatto, oggi come oggi, a raccontare che ci sono stati episodi come la persona che è entrata in campo, è invaso il campo e lui l'ha preso per un braccio, l'ha portato fuori a son di ceffoni, eccetera. Cioè era veramente un arbitro che applicava le regole e quelle che abbiamo applicato anche noi. Comunque è stato per noi sempre un punto di riferimento. Era forse anche un calcio diverso, oltre a personaggi diversi, cioè quello oggi integrerebbe ma sicuramente Robello per quello che è stato Robello sicuramente anche oggi sarebbe stato forse migliore di quelli che ci sono adesso anche nel mio periodo. Molte grazie. Che è grandissimo in tutta la sua sfaccettatura, in particolare parlando di calcio, che devo dire per me è stato un grande maestro, un grande amico. Lui mi ha prelevato dalle categorie regionali e mi ha portato con lui per la mano e in 6 anni mi ha confermato la sua stima, la sua fiducia. Io chiaramente per lui ero devoto, ma lui mai in 6 anni ha smentito una mia decisione, come del resto non ha smentito nemmeno quelli degli altri colleghi di Gaetano e Tomasino. Lui veramente in campo era un grande amico. Poi magari nello spogliatoio ti andava a dire: guarda, forse mi potete fare una minchiata, però in campo era veramente un amico, un grande uomo in tutti i sensi. Quanto servirebbe al calcio di oggi un personaggio come Robello? Robello sarebbe sempre il numero uno. Mi fanno ridere quelli che dicono il lobellismo è finito. No, il lobellismo è finito il giorno che è andato via, che ha finito di abitare il concetto Robello, perché nessuno era in grado di abitare come Robello. Chiaramente oggi può darsi il suo abitaggio sarebbe stato lievemente differente, ma di sopra di tutto c'era la grande conoscenza del regolamento, una grande preparazione a terra, un'intelligenza arbitrale impareggiata. Ok, grazie. Signor Nicolosi, un'ultima domanda. Avrebbe accettato le linee virtuali uno come il signor Lobello? Che vuol dire linee virtuali? Le linee virtuali, quelle della tecnologia, no? Il caso Milan, Galliani, il fuorigioco. Non ne aveva bisogno, lui non è che la combatteva. Non ci scordiamo che è stato l'ultimo, anzi il primo e l'ultimo, ad ammettere in piena televisione di aver sbagliato. Ha detto: se avessi avuto il mezzo tecnico in campo non avrei sbagliato. Però questo non vuol dire, in campo bisogna arbitrare distinto, e l'istinto suo era eccesso. Io ho scritto, signor Morgana, che la storia non ha repliche, alla storia non si può contrastare nulla, e Lobello è una storia italiana di 2 generazioni, di 1 millennio e di una cultura sportiva che non è solo nel calcio. E non è solo nel calcio, certamente, è nello sport. Io dico nello sport in generale, e non soltanto nel calcio, nella pallamano, è nello sport. Perché secondo me Rosario Concetto Lobello ha caratterizzato il mondo sportivo italiano con il suo essere arbitro e con il suo, come dire, essere un grande arbitro, un grande dirigente, un grande uomo. Io ho avuto la fortuna, il privilegio di conoscerlo. Che periodo era il suo? Era giovanissimo lei allora? Ero giovanissimo, sì, perché io ho smesso di arbitrare nel 90, quindi io l'ho conosciuto negli anni 80, lo chiamavo zio Concetto ed era, come dire, un maestro, un mito, qualcosa che uno... Io ricordo sempre, lo dirò, che una volta un osservatore dell'Emiliano, a fine gara, una gara di grande impatto emotivo, mi disse che avevo arbitrato bene ma che ero malato di lobellite acuta. Ho detto che era il miglior complimento che poteva farmi, tuttavia non andai molto avanti nella carriera, dopo la Serie D mi fermai. Si parla molto di protagonismo oggi, protagonismo arbitrale.
Lobello oggi avrebbe difficoltà ad arbitrare con Celso Lobello? Lobello non avrebbe avuto mai difficoltà ad arbitrare, perché lui ecco, non era malato di autoritarismo, lui era autorevole, e questa era l'autorevolezza che gli arrivava dal consenso. Il consenso che lui aveva in campo e fuori dal campo è stato e sarà sempre fuori di discussione. Io la riporto alla realtà del calcio. Il caso Parma Udinese è stata rinviata, si sta trovando una soluzione. C'è lei che viene dalla Sicilia dilettantistica con tante squadre che hanno dovuto rinunciare, ma è realmente che non si riesce a trovare una soluzione? Cioè, sta male il calcio? Il calcio non sta male, è questa società che sta male, è una società malata, è una società che ha tanti problemi, problemi di violenza, problemi finanziari, il calcio che determina la dimensione e la passione di 40 milioni di italiani è specchio di questa società. Se la società è malata, il calcio evidentemente lei vorrebbe, risente, soprattutto quello di tantissimo. Lei vorrebbe le prospettive o le linee virtuali? È una battuta questa, eh? Io amo tanto le prospettive. Grazie, signor Morgano. Grazie. Grazie. Di sindaco, di membro della giunta del CONI, di presidente della federazione di pallamano. Ho avuto l'onore di conoscerlo come presidente della federazione di pallamano, che ha un ruolo che ha ricoperto dalle 75 fino alla fine della sua vita. Ero molto giovane, ma ho vissuto in prima persona la crescita del mondo dello sport a Siracusa grazie all'onorevole Lobello. Appartengo a quella generazione che ha beneficiato più di altre. È da vivere, da godere a Siracusa, come fortunatamente occorso a chi scrive queste righe. Giampaolo Ormezzano, Tutto Sport, scrive il concetto di Lobello. Parlate a Siracusa con la gente, ma proprio con la gente, da chi stacca i biglietti in autobus, a chi vi porta il caffè, e chiedete di una cosa. Chiedete di chi è. Vi dice, è del signor Lobello, mai Lobello semplicemente. La cosa, per essere di Lobello, non deve appartenergli, non è necessario. È di Lobello la cittadella dello sport, quel campo di atletica, l'isola di Ortigia, l'agenzia di assicurazioni, il primato cittadino, la bellezza di Siracusa, l'agenzia turistica. È, nel senso che senza Lobello non esisterebbe. Come un bimbo è della sua mamma. Ma una persona riverita, assediata, alla quale tutto è dovuto perché conosce Lobello, simbolo di Siracusa, uomo che ha incantato con le sue virtù i suoi stessi concittadini. Ho ancora l'eco della sua voce sicula, allorché deplorava la scarsa diffusione dello sport tra noi, l'idolatria del divo. La pratica sportiva è sterile se non ottiene il risultato di una profonda educazione morale e sociale, che il calcio, con i suoi limiti spettacolari elevatissimi, può anche servire la causa degli altri sport. Mi raccontava che i suoi sforzi tendono, ora che si è dato per amore dello sport anche alla politica, a far capire che lo sport, come mezzo educativo per la gioventù, deve passare davanti e non restare ultima voce nelle discussioni comunali. Non volle parlarmi delle sue gesta arbitrali. Non sa quanto mi dia fastidio parlarne, diceva. Ama invece parlare di Siracusa e di quel sogno, il sogno ormai tutto tracciato sulla terra. Osservava i lavori con minuzia. Impartiva ordini, chiamava un capomastro perché quel muro gli sembrava sbagliato. Dava consigli al giardiniere per l'irrigazione del giardino che circonderà gli impianti, con quei suoi modi pacati e schietti che stimolano sollecita obbedienza. Contemplavo quel luogo di tanta pace, al quale vorrei sempre tornare.